Ciao da lunadividlab.it. Oggi andiamo avanti con l'arte romana e vediamo, come già anticipato, l'età Flavia, cioè 27 anni in cui a Roma regnò la dinastia dei Flavi. Dopo la morte di Nerone ci fu un anno di guerra civile che vide susseguirsi nel giro di pochi mesi quattro diversi imperatori: Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano. Alla fine Vespasiano sconfisse le truppe di Vitellio e si prese il potere, dando origine alla dinastia. Vespasiano, imperatore dal 69 al 79, si ispirò esplicitamente al principato di Augusto e cercò di risanare i dissesti finanziari degli anni di Nerone. Rinnovò l'accordo con il Senato e affermò subito la volontà di fondare una dinastia. Nel 71 si associò il figlio maggiore Tito, a cui diede piedi in poteri, e nominò Cesare, quindi designato in posizione inferiore, con scarsi poteri effettivi, l'altro figlio, Domiziano. Alla morte di Vespasiano diventò imperatore Tito, dal 79 all'81. Con lui l'equilibrio perseguito dal padre cominciò a traballare. Infatti aveva un comportamento spesso violento e una tendenza a vivere nel lusso, un po' alla Nerone. Però agì anche con munificenza quando accaddero delle disgrazie. Infatti sotto di lui, nel 79, ci fu la famosa eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei ed Ercolano e nell'80 l'incendio a Roma. Ecco anche perché tutto sommato fu popolare. Oggi forse ricordiamo Tito soprattutto perché nel 70 espugnò Gerusalemme e distrusse il Tempio, ponendo fine alla rivolta ebraica. Infatti questo suo trionfo è immortalato nell'arco trionfale a lui dedicato nel Foro Romano, che vedremo dopo. Tacito ci ha lasciato una descrizione dell'impero di Tito. Lo definisce Felix Brevitate, cioè felice nella sua brevità, ma anche per la brevità. Tito morì improvvisamente per malattia nell'81. Gli succedette il fratello Domiziano dall'81 al 96. Egli accentuò il carattere assolutistico del potere, perdendo il consenso del ceto senatorio. Assunse atteggiamenti rigoristici, prendendo misure contro aspetti della cultura e del costume estranei alla tradizione, che portarono all'espulsione di intellettuali stranieri. Nella letteratura del tempo fu chiamato Dominus et Deus, quindi sovrano e Dio, poiché pretese ed ottenne manifestazioni di ossequio a volte smodato. Venne perciò ucciso in seguito ad una congiura.